abbiamo davanti appunto la villa confiscata a Bruno Iaria, confisca definitiva che risale addirittura al 20 aprile del 2013. Dopo la confisca l'iter è stato lungo e complesso, come è stato detto adesso da Tiziana. Nel luglio sempre del 2013 c'è stata la richiesta da parte dell'Agenzia dei Beni Confiscati al Comune se era interessato a prenderla in carico. Noi come presidio abbiamo manifestato l'interesse, noi come presidio assieme alla Mastro Pietro, a prendere questo bene e riutilizzarlo socialmente. Sono diversi, stiamo cercando di capire assieme anche all'amministrazione comunale come riuscire a mettere assieme i vari pezzi, perché come vedete non è proprio centrale come bene, quindi anche non semplice da raggiungere. Il progetto iniziale, il progetto di co-housing abitativo, per rispondere all'emergenza abitativa che purtroppo in questi tempi ci sta colpendo il nostro paese e anche le nostre zone. Questo progetto appunto è dovuto un minimo essere rimodulato, visto appunto la difficoltà di avere finanziamenti, perché poi alla fine parliamo anche di questo. Lanceremo anche una campagna di finanziamento per cercare di riuscire a rimettere a posto un pochettino la casa. La carovana è bene sapere che nasce in Sicilia nel 94, un anno e mezzo dagli attentati, e nasce da un'idea di Arci Sicilia, ma per il bisogno di tutte quelle che erano le realtà che combattevano non solo contro la mafia ma proprio contro la mentalità mafiosa, per cercare di ripristinare una sorta di democrazia, per capire che non erano soli, quindi avevano bisogno di creare una certa coesione, anche perché era, diciamo, una situazione abbastanza complicata. E quindi nasce questa carovana che partiva proprio da Capaci e per 10 giorni girava per tutte le realtà siciliane. Dopo si è deciso di allargare, perché il fenomeno mafioso comunque non riguarda solo la Sicilia, però di mantenere alla fine la stessa idea iniziale, cioè quella di portare questo messaggio di coesione tra le varie realtà che operano sui vari territori, e quindi in un certo qual modo far sentire che non si è soli. E nello stesso modo la carovana stessa, raccogliendo tutte queste confrontandosi e raccogliendo tutte queste diciamo esperienze, essa stessa crea coesione, perché poi si racconta in giro quello che è successo durante le altre tappe. Quest'anno la carovana è partita da giugno dalla Calabria e ha fatto un percorso abbastanza lungo, perché di solito dura per tutta l'estate, qui invece fino a settembre, qui invece quest'anno si prolungherà fino a novembre addirittura. Questa è la tappa del Piemonte, una delle più piene tra l'altro, e poi proseguirà per la Sicilia e per l'Europa, toccando Germania e altre tappe, Francia. Devo dire che tra gli aspetti così che forse di questa vicenda più mi hanno così che posso evidenziare, c'è stata oggettivamente una complessità burocratica nell'arrivare a questo punto, proprio perché probabilmente sono cose eccezionali, ma proprio perché forse anche le istituzioni tra di loro hanno ancora degli approcci o dei processi un po' diversi. Quindi non è stato assolutamente facile arrivare qui. Un po' sembra banale, ma abbiamo dovuto sollecitare, stimolare, problemi di chi fa che cosa, dove sono le competenze. E questo ovviamente un po' è svilente, perché comunque ti fai carico di una situazione oggettivamente complicata, in cui poi tendenzialmente ti senti un po' lasciato da solo, no? Questa è una mia sensazione. L'altra cosa che c'entra, comunque non col bene confiscato, ma con la mia esperienza da sindaco, e sono 4 anni e mezzo che lo faccio, è che lì entri veramente nel capire forse dove davvero risieda l'illegalità, e quindi sono contento che si faccia un po' di formazione sulla legalità, perché in questi anni davvero c'è quasi una mancanza di presa di coscienza, come anche gesti che possono sembrare piccoli ma illegali siano illegali, cioè c'è un imbarbarimento, se si vuole, no? E questa cosa va gestita, perché poi dalle piccole cose nascono le grandi cose. Ecco, non bisogna sottovalutare tutta una serie di gesti. Parlavo prima col maresciallo, ci sono
al di là dei furti che si commettono, ma proprio gesti che nella quotidianità fanno vedere che c'è poco senso civico.